Evitare tagli ed investire sulle infrastrutture è la richiesta del segretario ANAO Assomed Abruzzo Alessandro Grimaldi, che è anche il primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale dell'Aquila. Se ne è parlato in un confronto con Pierluigi Cosenza, commissario dell'Agenzia Sanitaria Regionale. Il dottor Grimaldi ha fatto presente che dopo anni di tagli lineari e indiscriminati si registra la voglia di realizzare finalmente un piano di razionalizzazione che contenga però investimenti su nuove strutture. La volontà c'è, ma Grimaldi e come lui gli altri attendono che diventi realtà. Durante le fasi acute della pandemia sono emerse carenze e criticità. Questo permetterà però di avere un quadro più preciso per colmarle e lavorarci su e inquadrare interventi in un più vasto programma di azioni che sarà finanziato dal Recovery Fund. Il messaggio che ci arriva da questa pandemia è che bisogna tornare a investire di più in sanità. Quindi necessariamente anche il piano di riordino della rete ospedaliera abruzzese deve tener conto di questo insegnamento. A che cosa abbiamo assistito in quest'ultimo periodo? A file ai pronto soccorsi, a trasferimenti addirittura dalle nostre regioni alla Germania e altri paesi esteri. Questo non deve più accadere. È successo perché per troppo tempo abbiamo tagliato molti reparti, abbiamo tagliato 70.000 posti letto. Quindi in Italia e in Abruzzo bisognerà, secondo me, andare verso un superamento del decreto Lorenzin, e in Abruzzo bisognerà tornare ad investire in nuove strutture, sia a livello ospedaliero che a livello territoriale. Questa è l'occasione. Altrimenti, diciamo, avremo strutture dequalificate, poco attrattive anche per i giovani medici, i quali oggi scelgono le strutture migliori. Quindi l'Abruzzo deve tornare ad investire in sanità. Il Covid ha mostrato le eccellenze sanitarie, ma anche le lacune. Servono quindi strutture che possano evitare la mobilità passiva dall'Abruzzo verso altre regioni. L'Abruzzo deve tornare ad investire in sanità. Per quel che riguarda la situazione in ospedale, invece, i contagi sull'Aquila città è vero che sono in calo, ma dopo un momento di stabilità sono ripresi i ricoveri. Per fortuna nessuno è in pericolo di vita, ma malattie infettive, ad esempio, su 24 posti, una decina sono occupati, anche se gli ultimi ricoveri non sono aquilani, ma provengono da altre zone della provincia.